La base, diciamo, del lavoro per quanto riguarda la revisione è la programmazione. La programmazione in Saito è una cosa importantissima perché noi, diciamo, ripariamo turbocompressori per macchine ovviamente ferme, rotte da qualche parte, e bisogna muoverle in fretta. Quindi poter programmare in modo corretto significa poter fare produzione in modo corretto e significa poter rispettare i tempi, fa parte della qualità del servizio. Oggi in Italia ci sono molti rigeneratori, tanti purtroppo operano a nostro giudizio secondo sistemi tecnici non validi, quindi tarature eccetera fatte magari in modo più o meno corretto. Quindi diciamo la battaglia viene fuori un pochettino, la si può vincere soltanto se si fa eccellenza, se si fanno le tarature con macchinari sofisticati, se si rispettano i tempi, e quindi per noi la cosa, ripeto, importante è programmare. Programmare significa che l'ufficio commerciale inserisce in un sistema, in un semplice sistema, il lavoro del giorno. Dopodiché nel reparto officina si, diciamo, organizza un pochettino tutto il lavoro, che vuol dire sia trovare le carcasse, i componenti per la riparazione, impostare le dime giuste per ogni tipologia di turbocompressore che va realizzato durante la giornata. E quindi abbiamo due programmi, uno di ingresso e uno di uscita. Quello di ingresso è quello che comanda su tutto, è la base. Dopodiché, una volta che le turbine hanno iniziato a camminare all'interno dell'officina, il secondo programma viene attivato e noi siamo in grado di monitorare a che punto è la realizzazione di un turbocompressore. Al termine di questo processo ovviamente ci sarà una linea verde e il turbocompressore è pronto per andare verso il magazzino e l'area commerciale lo venderà.